Ciao a tutti! Se non ho fatto male i miei conti, voi vedrete questo video, comunque io pubblicherò questo video il giorno dell'antivigilia di Natale. Quindi ne approfitto subito per fare a tutti voi i miei più sinceri auguri di buone feste, di buon Natale. Per l'ultimo dell'anno ci risentiamo perché ci vedremo di nuovo nel 2023, ma comunque vi auguro di passare questi giorni nel modo più sereno possibile, qualunque cosa voi facciate. Ne approfitto anche per ringraziarvi tantissimo per l'affetto, per il sostegno, per l'apprezzamento, per tutti i commenti che mi arrivano, per quanto mi fate felice con ciò che mi scrivete, per il riscontro che mi date. È una soddisfazione la mia che non vi so spiegare, non vi so spiegare. Per me parlare di libri è una gioia immensa e avere tutta questa bella community con me è altrettanta gioia per quanto mi riguarda. Mi impegnerò durante queste vacanze di Natale a rispondere anche a commenti arretrati. Non so se riuscirò a recuperarli tutti, ma proverò a fare del mio meglio. Uno dei propositi del nuovo anno sarà quello di essere più costante nelle risposte ai commenti, però soprattutto nell'ultimo periodo, come avete visto, sono stata anche meno costante come pubblicazione sul canale, tant'è che anche questa settimana è mancato il video di mercoledì. Quando la vita chiama, bisogna rispondere in qualche modo. A quelle risposte non si può rimandare. Quindi vi prego di essere comprensivi nei miei confronti. Faccio tutto il possibile, ve lo garantisco. E i vostri commenti li leggo tutti e mi fanno un piacere immenso. Quindi, di nuovo, tanti auguri e grazie a tutti. Allora, per questa giornata ho deciso di portarvi un video chiacchiericcio, un video tranquillo in cui vi parlo di libri in senso lato. Allora, già da un po' di tempo, e ve l'avevo già annunciato in un qualche video passato, avevo voglia di affrontare il tema che affronterò oggi attraverso le risposte a un tag. Per raccontarvi delle cose, il mio rapporto con i libri, il mio rapporto con l'acquisto dei libri, con quello che io ritengo sia il mio sogno, uno dei miei sogni, ovvero l'avere una biblioteca casalinga. Io in realtà in tanti video vi ho già detto quali sono le mie idee in merito, ma credo di non aver mai fatto un discorso omnicomprensivo, e strutturato su questo tema. Ho visto un paio di mesi fa, mi pare, un mese e mezzo fa, qualcosa del genere, un video che mi è piaciuto tantissimo di Federica Urso che riguarda questo tema. Ve lo linko qua sotto perché mi è piaciuto molto come ha approcciato il tema e mi ritrovo tantissimo in quello che dice, cioè sono molto d'accordo con lei. Qualche giorno fa, nei video Vlogmas di Sara Cantone è spuntato fuori questo tag e ho pensato che fosse il modo migliore per dare un ordine a ciò che vi voglio raccontare in merito a questa tematica. È anche un modo per rispondere ad alcune domande che a volte mi vengono fatte, mi vengono poste sotto i video, nei vostri commenti, su cui mi vorrei un po' soffermare, perché malgrado io a queste domande mi pare proprio di aver risposto anche per iscritto, ho meno tempo e meno spazio per spiegarmi bene per iscritto, quindi ne approfitto per ragionare su alcune cose con voi attraverso le risposte di questo tag che, come avete visto, si intitola Book Buying Tag. Ovviamente vi lascio qua sotto anche il video di Sara, vi riporto tutte le domande e direi che possiamo cominciare a rispondere. Da dove compri i tuoi libri? È la prima domanda. Io li compro nel 90% dei casi in libreria. Fa tutto parte in libreria o nei mercatini, comunque fisicamente. Quando sono fuori di casa prendo in mano libri e li compro, quindi li compro poco online. Capita ogni tanto online, specie se mi vengono regalati dei buoni e quindi li posso magari spendere solo online. Però fa parte dell'esperienza non di lettura ma da lettrice anche quella di andare in giro per librerie ad acquistare libri. Dove fisicamente io a Brescia compro i libri principalmente. Se sono nuovi alla Feltrinelli, se sono usati al libraccio, per un motivo molto banale. Sono due librerie che io ho a
7 minuti da casa la Feltrinelli, 4 minuti da casa il Libraccio. Mi muovo quasi esclusivamente a piedi, nella vita proprio in genere. Mi piace la comodità fondamentalmente, difficile che io prenda la macchina per andare a comprare qualcosa. Se mi trovo sulla strada, comunque, se ho tutto comodo, mi rivolgo a queste librerie. Sono librerie di catena, lo so, ma io non ho vicino a portata di mano, in maniera che per me sia comodo da raggiungere, delle librerie indipendenti. Io la macchina proprio 9 volte su 10 nella vita non ce l'ho. E non ho neanche tempo di andare a fare chissà quali giri, quindi mi rivolgo a queste due librerie in particolare. Vi ho detto online, compro veramente poco. Poi, effettui mai preordine e in caso affermativo lo fai in negozio online? Direi di no. Credo che non mi sia mai capitato di preordinare, di ordinare sì. Ma del preordinare no. Mi ricordo che ho ordinato per esempio Teoria pratica di ogni cosa alla Feltrinelli perché non so perché il giorno dell'uscita non era disponibile il libro, ma non è capitato solo a me, so che è capitato a diverse persone. Sono andata al Feltrinelli, l'ho ordinato, non solo quello, a dire la verità, ho ordinato anche un libro di Amelino Tomb. Mi è capitato di ordinare dei libri che non erano fisicamente presenti in negozio, ma non di preordinarli. Non leggo libri che generalmente vanno, cioè, vanno venduti all'istante appena escono, non so neanche se ne esistano dei libri così in Italia che appena escono poi non li trovate, quindi non mi è mai capitato effettivamente. Poi, 3. Quanti libri compri in media al mese? Tanti, tanti più di quel che leggo. Ora, non ho preso il mio quadernino per contarli e per fare una media matematica, però ne compro tanti. Se io leggo dai 6 ai 10 libri al mese, ne compro sicuramente di più in un mese. Poi, hai utilizzato la tua biblioteca locale? Allora, qui apriamo un argomento che appunto è stato toccato delle volte in qualche commento che mi avete lasciato e a cui ho dato delle risposte. Allora, io sono stata una assidua frequentatrice di varie biblioteche nella mia vita, a partire dalle elementari, perché c'era una biblioteca dentro la scuola, alle medie c'era una biblioteca dentro la scuola. Per tutta la mia adolescenza, diciamo, finché io non sono stata economicamente indipendente, quindi quando ho avuto il primo lavoro, io soprattutto ho letto dalle biblioteche in generale, oppure da libri che mi venivano prestati da amici, dal mio fidanzato che ora è mio marito, e dalla mamma di una mia amica, mi ricordo, da una mia vicina di casa, c'erano delle persone che mi prestavano molto spesso i libri che poi io andavo a restituire. Tant'è che io non possiedo tanti libri che io ho letto in quel periodo della mia vita. Alcuni sì, perché magari sfruttavo dei regali per comprare dei libri che mi interessavano, o quelli per scuola che magari sottolineavo, li compravo, ma veramente, cioè, in tutto quel periodo della mia vita, fino all'università, direi. Sono di più i libri che ho letto non miei di quelli miei. Io ho sempre avuto un sogno nella mia vita, da quando sono diventata, diciamo, una lettrice consapevole, dalla fine delle superiori in poi, diciamo. Il mio sogno è sempre stato quello di avere una biblioteca in casa, ma per davvero, cioè io vorrei una stanza biblioteca come quella di Cluedo. Una volta nelle case c'erano le stanze adibite a biblioteca, era una cosa abbastanza normale tra chi amava la lettura e la letteratura in generale. Io ricordo la casa di questa mia amica che mi prestava tanti libri, che era, mi ricordo c'era in entrata, proprio in ingresso, una libreria enorme a vetri, c'era una libreria doppia lungo un corridoio e una stanza studio, diciamo, che aveva altre librerie, tutta piena di librerie. E all'epoca nessuno si sarebbe mai sognato di criticare qualcuno che aveva così tanti libri in casa. È sempre stato il mio sogno avere una biblioteca in casa. Ora io non ho lo spazio, che vorrei per realizzare questo sogno, ma nel mio piccolo,
cerco di realizzarlo, motivo per il quale io oggi in biblioteca non ci vado più. Da quando appunto ho disponibilità economica per poter acquistare libri che siano usati o nuovi, e ultimamente sono molto più usati che nuovi, io i libri li compro. Li compro perché i libri non sono un bene deperibile, non sono un bene di consumo, non è un tipo di acquisto su cui mi sento di dover intervenire tagliando gli acquisti per motivi vari ed eventuali. Gli unici motivi che mi possono impedire o possono rallentare, diminuire il mio acquisto dei libri sono due: spazio e denaro. Io nel momento in cui mi posso permettere di comprare libri o posso, so dove poterli mettere, io continuo a comprarli. Non sono l'unica persona che vive in questa casa, c'è anche mio marito legge, ho una figlia che sta crescendo. Io non so cosa avrei dato, per avere in casa la quantità di libri che io in casa ho oggi, quando avevo l'età di mia figlia, ma anche e soprattutto da un po' più grandicella. I miei genitori non sono lettori, io non sono nata in una casa di lettori. I miei genitori, specialmente mio papà, è una persona, mia mamma legge veramente poco, mio papà è una persona che legge ogni tanto dei libri, così, cioè, in maniera molto sporadica, a volte glieli presto io, poi ha degli interessi magari specifici, ve l'ho detto, no? È interessatissimo a Leonardo da Vinci, ma anche a quel periodo storico più o meno, al Rinascimento, legge magari più libri d'arte, non è un lettore di narrativa, io non vengo da una famiglia di lettori e avrei voluto tantissimo avere a disposizione quello che mia figlia potrebbe avere a disposizione quando ne avrà voglia, se ne avrà voglia, perché non è mica detto poi perché questo accada. Però i libri sono una ricchezza, sono un arricchimento, non mi interessa di quanti libri ho letti o non letti in libreria, forse per me appunto avrei la stanza con le pareti rivestite di libri, ma anche con i corridoi in mezzo fatti da librerie e con le scale a pioli per raggiungere i gradini più alti. Non è una questione di accumulo, perché i libri non si accumulano, io la vedo così. Io sono però dell'idea che non ci sia un modo giusto e un modo sbagliato per gestire questa questione per ogni singolo lettore. Ci sono lettori che finiscono un libro, vanno in libreria e ne comprano un altro perché non hanno più libri da leggere a casa. Ci sono, e va benissimo così, ci sono lettori che danno via quasi tutti i libri che hanno letto perché non si sentono di averli in casa, non li vogliono, e va bene così. Ogni modo di affrontare non solo la lettura, ma anche il possesso dei libri è assolutamente legittimo. Ripeto, io la vedo in questo modo. Io vorrei avere una biblioteca anche da catalogare come una biblioteca. Questo è veramente, sarebbe veramente il mio sogno, molto probabilmente realizzabile, ma è quello che vivo io la vivo così. Che esistano le biblioteche, che ci siano tanti modi per leggere, per chiunque è una delle cose più belle del mondo, perché la lettura è forse una delle pochissime passioni completamente, totalmente democratica. Potete essere dei fortissimi lettori senza spendere un soldo, zero. Potete leggere senza spendere, potete leggere tutto in digitale, potete leggere tutto in cartaceo, potete ascoltare i libri, potete fare abbonamenti, potete non fare abbonamenti, potete comprare libri, comprarli nuovi, comprarli usati da collezione, non da collezione. La lettura è una passione totalmente democratica. Ognuno di noi può vivere non solo la lettura, ma anche tutto ciò che ci sta intorno, compreso l'acquisto e il possesso dei libri, come meglio crede, e non esiste per me alcuna abitudine criticabile. Ognuno fa come cacchio gli pare, in generale nella vita, ma specialmente per quanto riguarda i libri. Come può essere vizioso comprare dei libri?
Come può essere considerato consumistico comprare dei libri? I libri non sono un bene di consumo. Sono un arricchimento gigantesco e più ce ne sono, e meglio è. Questa è la mia personalissima e opinabile, se volete, anzi, se la pensate diversamente scrivetemelo qui sotto, è la mia personalissima opinione. Poi, sempre rispetto alla biblioteca, la quinta domanda non risponderò: se sì, come puoi prendere in prestito i libri alla volta, puoi prendere in prestito più libri alla volta, eccetera. Non rispondo perché sono anni che io non uso la biblioteca. Ovviamente la userei, se dovessi volessi leggere un libro fuori catalogo, un libro introvabile, andrei in biblioteca, cioè quello è ovvio. Poi, qual è la tua opinione sui libri della biblioteca? L'ho appena detto, tutto il meglio possibile e immaginabile, perché è una meraviglia che esistano le biblioteche. Poi, cosa ne pensi dei negozi di beneficenza, di libri di seconda mano, eccetera? Tutto il meglio possibile. Che i libri circolino, che si trovino libri usati, è una cosa stupenda. Io compro tantissimi libri usati. Quest'anno ho comprato più libri usati che libri nuovi, ma in gran parte, cioè una buona maggioranza dei libri che compro sono libri usati. Allora, il mio approccio all'acquisto di libri usati è un po' diverso rispetto all'approccio di acquisto di libri nuovi. Allora, diciamo che in linea di massima, io prima cerco all'usato. Se ho un titolo preciso in mente, prima vedo se lo trovo al mio libraccio di fiducia. Non ho mai comprato sul sito di Libraccio, né ho mai venduto libri sul sito di Libraccio, quindi ogni tanto mi chiedete come funziona, non lo so perché non lo uso. Io se posso faccio tutto fisicamente perché mi diverto di più, perché mi piace di più. Quindi diciamo che se mi interessa un libro, prima lo cerco all'usato. Se non lo trovo, lo compro nuovo. Ma delle volte io faccio dei giri proprio a Libraccio o a un paio di mercatini in cui vado in generale per vedere cosa c'è, perché alle volte sui libri usati pesco anche cose che non necessariamente voglio leggere subito, perché me le trovo davanti e intanto le porto a casa da leggere quando sarà il momento di leggerle, perché magari trovo l'occasione, trovo il libro che costa poco, tenuto benissimo, trovo proprio quell'edizione che cercavo. Mi è successo ad esempio con Il falò delle vanità di Tom Wolfe, che ho trovato all'usato nell'edizione che volevo e non me lo sono fatto scappare. Ci sono tantissime ragioni perché è un fuori catalogo, tante ragioni per cui io prediligo l'usato e faccio all'usato anche degli acquisti che non necessariamente leggerò subito. Del resto è proprio il concetto di biblioteca casalinga che mi fa ragionare così. Intanto un libro che trovo in quella condizione, in quell'edizione, a quel prezzo, intanto io lo prendo e poi lo leggerò. Qui può anche capitare, ad esempio, che al libraccio, dico a libraccio, ma voglio dire usato in senso ampio, io prenda qualcosa che potrebbe essere un po' lontano dalla mia comfort zone, qualcosa con cui magari voglio sperimentare, perché quando sono all'usato so che spendo meno. Questo specie nei mercatini, perché al mercatino magari trovi davvero il libro a 1 euro, 1,5 euro, 2 euro, per cui questo atteggiamento, ma anche di curiosità, è anche più facile da porre in essere, no? Perché la spesa è veramente relativa. Ecco, magari l'esperimento lo faccio con il libro usato. Il libro nuovo è un libro invece che sto andando proprio a cercare e che o non trovo l'usato o è una nuova uscita, c'è proprio un motivo per cui sto comprando quel libro, anche se è un classico, perché magari è la traduzione nuova, perché magari è proprio quello che stavo cercando, magari è un'edizione, una ristampa, un qualcosa che mi fa dire che mi serve prendere quel libro nuovo. Quindi ecco, ho un atteggiamento un po' diverso nell'acquisto tra usato e nuovo, questo sicuramente. Poi, 8. Mantieni la pila delle tue letture e quella della TBR insieme sullo stesso scaffale oppure no?
Allora, vi ho già fatto dei bookshelf tour, io ho i libri divisi in casa perché purtroppo non ho la biblioteca casalinga, quindi ho una libreria principale che è quella di narrativa, narrativa generale sia contemporanea che classici, ho una libreria con libri di genere più o meno, una libreria con saggistica, non fiction, eccetera, una zona dedicata a Stephen King, insomma, ho un po' diviso le librerie in questa modalità. Nella libreria principale, che è quella di narrativa, i libri sono divisi per casa editrice per due ragioni principalmente. Uno, perché ci sta più roba dividendo i libri per casa editrice, perché ovviamente parliamo di libri con più o meno lo stesso formato e quindi funziona meglio tutta la questione del Tetris che si può fare negli scaffali. Ovviamente mettendo come io vorrei tutti i libri di costa, quindi per così. Dividendoli, il mio sogno non sarebbe dividerli in ordine alfabetico, ma sarebbe dividerli per letterature e per periodi storici, quindi classici russi, classici americani, classici francesi, classici inglesi, classici italiani, eccetera. Poi narrativa contemporanea, italiana e francese, così mi piacerebbe dividerli e averli tutti per così. Mi ci vorrebbero sette case, oppure quella famosa stanza biblioteca, non ce l'ho. Quindi li divido in ordine per casa editrice per questo motivo, anche per una questione estetica, perché non avendo una stanza biblioteca ho le librerie in salotto, quindi ovviamente tenere libri simili vicini fa sembrare tutto più in ordine. Il salotto è una stanza condivisa, è la prima stanza in cui si entra a casa mia, quindi è anche una questione banalmente di ordine. Poi c'è da dire che ho una memoria molto fotografica, per cui mi ricordo un libro da che casa editrice è stato pubblicato, mi ricordo la copertina, quindi non è difficile per me avere libri in questo modo. Per queste ragioni, quindi per ragioni di spazio, di ordine, di quello che vi ho detto prima, io tengo libri letti e non letti sulla stessa libreria, anche perché ve l'ho detto tante volte, io ho segnati su vari quaderni, ho varie liste, io so che libro ho letto e che libri non ho letto, quindi non c'è il rischio che io mi confonda, per cui li tengo tutti assieme. Ma ci sono due eccezioni. Una che è una sorta, è il mio tavolino su cui faccio anche i video. Io vicino al divano ho un piccolo tavolino su cui impilo dei libri che mi tengo in evidenza da leggere di lì al prossimo periodo, prossimo mese, prossime settimane, eccetera. Quindi ho lì quella piletta e poi da poco mi sono fatta in questo carrellino, ho messo in questo carrellino tutti i libri che fanno parte dell'iniziativa di Maddalena, la lettrice selvatica su Instagram di Leggiamo 2024. Non mi dilungo ora perché ho dedicato un video, magari ve lo lascio qua sotto se non l'avete visto, a questa iniziativa. Quindi questi, quelli che vedete alle mie spalle, sono qui perché ho deciso quest'anno di mettermeli qui in evidenza. Ecco, queste sono le uniche differenze, appunto, le uniche eccezioni alla regola del tenere i libri tutti insieme. Poi, 9. Pensi di leggere tutti i libri che possiedi? Dipende da quanto duro. Se mi sarà concessa una lunga vita, probabilmente li leggerò tutti. Ma non è mica detto, ovvio che l'idea è quella di leggerli tutti e poi vedremo che cosa il destino ci conciderà. Anche se devo dire che il fine ultimo non è tanto quello di leggere per forza ogni singolo libro che non è nella libreria, ma è quello nella propria libreria di scrivere dei percorsi, di scrivere una propria storia, che non è solo quella fatta dai libri letti, ma anche quella fatta dai libri non letti, dalla persona che vogliamo essere, l'ha detto anche Sara nel suo video e io concordo pienamente. Poi, 10. Cosa fai con i libri che possiedi e che ritieni non leggerai mai o che ritieni non ti siano piaciuti? Allora, io ho fatto fatica per tanto tempo della mia vita a liberarmi dei libri, compresi quelli che non mi erano piaciuti. Dipendeva dal fatto che soffrivo un po' il fatto di essere cresciuta da lettrice e amante dei libri, perché io sono anche proprio bibliomane, non solo lettrice, ed averne pochi, non averne a disposizione da cui pescare. Quindi quando ho cominciato a farmi la mia bibliotechina, facevo veramente tanta fatica a liberarmi dei libri, anche se non mi erano piaciuti. Nel tempo, un po' sono aumentati i libri in casa, un po' sono cresciuta io a livello mentale,
sono maturate in un certo senso, anche se ognuno fa come vuole, anche in questo caso, per l'amor del cielo, un po' ho bisogno di spazio, un po' se vendo libri mi sento giustificato a comprarne degli altri, ho cominciato a venderli soprattutto, come vi dicevo prima, non li vendo a libraccio online, ma fisicamente li porto a libraccio. Non utilizzo altri canali che non quelli della vendita diretta, per vendere libri. Io non ho Vinted, non ho l'applicazione e mai la scaricherò perché non voglio avere la tentazione, non perché non voglio comprare libri da Vinted, perché ripeto, per me i libri non sono mai troppi, non è questo il punto, ma non voglio avere l'ennesima distrazione dal telefono nelle mie giornate. Non voglio essere lì annoiata a dire vediamo cosa c'è su Vinted. Già c'è Instagram, io non ho neanche TikTok. Già ci sono troppe cose che mi distraggono. Io uso poco i social, Facebook non lo apro da mesi, mesi. Instagram io personalmente lo uso pochissimo, io per pubblicare intendo, ma pochissimo vuol dire tipo un post al mese a caso, senza pensieri, non lo uso Instagram, però lo uso per guardare, guardo reel, guardo altre pagine, eccetera. C'è YouTube, io più di questo non voglio, quindi non voglio Vinted. Per non avere tentazioni, soprattutto di utilizzo, di spreco per me. Non sto dicendo che è uno spreco stare su di tempo in generale, eh? Sto dicendo per me. Io non voglio avere quel tipo di tentazione di tempo che si passa per quelle robe lì, né voglio infilarmi in compravendite di varie cose su Vinted. Perché io non voglio andare alla posta, è un altro, uno dei motivi anche per cui non li scambio i libri, cioè lo farei se ci fosse un book sharing organizzato dal vivo. Se ci fosse un gruppo in cui si portano dei libri, come Fabi Bucalula per esempio, Teresa, in cui ci si trova con delle persone, si chiacchiera, si mangia qualcosa, si beve un tè, si beve uno spritz, si sta insieme e ci si scambia libri, questo lo farei volentieri, ma a me l'idea di mettermi a fare le code in posta o di andare a prendere e mandare pacchi non è per me, non fa parte di come io concepisco il benessere che può portarmi l'essere una lettrice e vivere da lettrice tutto quello che concerne la lettura. So che tanti, cioè è conveniente, è molto più conveniente vendere su Vinted e comprare su Vinted che vendere a libraccio e comprare su libraccio, ma non c'è dubbio. Ma non fa per me, non fa per me, non è una cosa che proprio rientra nei miei pensieri, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Tra l'altro è vero che veramente non conviene vendere da libraccio, cioè perlomeno sicuramente si ricava meno che a vendere magari un libro in ottime condizioni su Vinted, però se io vado a libraccio con 30 libri e me ne porto a casa 3, per me io ho fatto un affare. Perché ho liberato lo spazio di libri che non mi interessavano e mi sono portata a casa 3 libri che mi interessavano molto. Quindi per me è un affare. Un affare non è fatto solo da cosa si guadagna a livello economico, ma cosa si guadagna a livello di benessere. Il mio benessere in quel caso è stato fare una passeggiata, andare in un posto, parlare con delle persone, cercare tra gli scaffali, spulciare tra gli scaffali, liberarmi di ciò che non mi interessava, fare spazio a casa e portare a casa qualcosa che mi interessava. Questo è, secondo me, fare un affare quando si vendono i libri. Mi è capitato anche di donarli a persone, soprattutto, prima di vendere i libri, chiedo se nella mia cerchia di persone, ci sono persone a cui quei libri possono interessare, quindi mi è capitato di donarli, di regalarli, a mia sorella ne ho dati parecchi, di venderli sicuramente. Tendo a non vendere, a non liberarmi dei libri che non ho ancora letto. Mi è capitato ultimamente, in 2 o 3 occasioni, di trovarmi proprio di fronte a dei libri che avevo da moltissimo tempo e che mi sentivo proprio davvero non mi rispecchiassero più, però in quel caso mi è capitato anche di venderli ogni tanto, eh. 2 o 3 libri così li ho venduti, ma tendo a darli a mia sorella o ai miei perché preferisco magari che ce li abbiano loro
e che se per caso mi viene lo schizzo un giorno di leggerli, so di poterli andare a recuperare, ecco. È vero che si cambia, si cresce come lettori, eccetera, e magari si cambiano gusti, però non è che io abbia mai avuto in casa dei libri che proprio non leggerei sicuramente mai più. Ripeto, mi è capitato ogni tanto, ma veramente 2 o 3 libri, non di più, di vendere libri non ancora letti, ma in caso me ne libero, ma in maniera da poterli recuperare, ecco. Poi, hai mai donato libri? Ve l'ho già detto, vi ho già risposto. Sei mai stato soggetto a un divieto di acquisto libri? Assolutamente no, e chiunque ci provi farà una brutta fine. Sto scherzando. No, non vedo perché avrei dovuto ricevere divieti di questo genere, grazie a Dio. Ho sempre vissuto con persone, compresi i miei genitori, anche se non sono dei veri lettori, che hanno sempre molto apprezzato il fatto che io spendessi il mio denaro in libri, assolutamente. Eventualmente un divieto è quello che posso pormi io rispetto a un periodo magari della mia vita in cui non li posso comprare. Ho altre priorità, ci sono delle spese da affrontare e ho già tanti libri, quindi penso che posso risparmiare su quelli perché comunque ho ancora tanto da leggere. È quello che probabilmente un po' accadrà l'anno prossimo. Abbiamo delle spese da affrontare un po' più rilevanti rispetto a quelle degli anni passati, quindi con tutta probabilità andrò a ridurre un po' l'acquisto dei libri. Perché ho deciso così? Perché è il caso di fare così, perché viviamo in una famiglia e bisogna fare delle scelte, ecco tutto qua. Poi, pensi di acquistare troppi libri? No, assolutamente no, ne compro tanti, sicuramente tanti. Forse per me ne comprerei di più, ne avrei di più. Non, ripeto, non è una questione di smania, è una questione di biblioteca. Cioè, fosse per me di un autore. Allora, io voglio leggere tutti i libri di Philip Roth. Se io avessi un'infinita disponibilità di denaro, di spazio e avessi la mia biblioteca, io andrei a comprare tutta l'opera di Philip Roth. Me la metterei lì nella mia biblioteca e andrei a pescare dalla mia biblioteca. Non lo so, tutti i libri di Charles Dickens, tutti nella stessa edizione, per esempio. Qualche libro da collezione. Se fosse per me, io avrei, non dico che necessariamente comprerei di più, non dico questo, sono già fortunata a comprare quello che posso comprare, ma sarei ancora più focalizzata sul concetto di costruzione di una biblioteca in casa, ancora più di adesso. Quindi i libri che compro sono tanti, i libri che compro non sono troppi. Diminuirò l'acquisto dei libri. Per forza di cose, non perché mi voglia fare una regola mia personale, come ho provato a fare non funziona. Non sono mai stata dei periodi senza comprare libri, non mi sono mai imposta di non comprare libri. Ho provato a fare dei giochini di compro tot libri a seconda di quanti ne leggo, non funziona. Su di me questi giochini mentali non funzionano perché ho chiaro il mio obiettivo, cioè quello che sarebbe il mio obiettivo da sogno, diciamo. Funziona il fatto di poterli o non poterli comprare. L'anno prossimo ne comprerò meno, per forza di cose, molto molto semplicemente. Io credo sì, sono finite le domande, se non mi sbaglio, o comunque le ho perse, scusatemi che vado un attimo a ricontrollare. Comunque credo di avervi detto tutto in merito a questo argomento. Spero di essere stata esaustiva anche per tutti coloro che mi hanno fatto domande in merito a questo argomento, biblioteca, non biblioteca, libri usati, prestati, nuovi, eccetera. Mi sento solo di ribadire, sì, ho risposto a tutte, mi sento solo di ribadire il fatto che, come in tutte le cose nella vita, per me contano due concetti, libertà e rispetto. Libertà di fare ognuno ciò che vuole nei limiti di ciò che è legale e rispettoso nei confronti degli altri e rispetto per le idee altrui. Se io ho questo sogno, nessuno me lo tocca. Non lo realizzerò, non lo realizzerò. Se vinco il Superenalotto e mi compro una villa, me ne faccio tre di biblioteche in casa, ma non accadrà. Ma perché io dovrei limitare qualcosa che non fa male a nessuno, anzi, può far bene anche a che le persone che
stanno a casa con me o persone a cui presto i libri perché io li presto anche, perché dovrei limitare questa grande passione che è onnicomprensiva, comprende tutto, comprende anche il fatto di avere tanti libri non letti a casa. Io non sono in ansia per i libri non letti per niente, ma proprio per niente. Ho trovato tanti riscontri in questo senso in tanti lettori che la pensano come me, in tanti intellettuali che hanno scritto sul tema, Calasso, Eco, ma non è tanto questo il punto. Il punto è proprio che ognuno di noi fa come crede. Ci sono persone tra voi, me lo scrivono spesso, che comprano un libro mentre se ne stanno finendo un altro e va bene così, va bene tutto, va bene tutto. Quindi lasciamoci liberi e abbiamo rispetto delle opinioni di tutti. Ecco, io ho un concetto di oggetto libro che è diverso dall'oggetto piatto, dall'oggetto rossetto, dall'oggetto scarpe. L'oggetto libro è un'altra cosa. Sì, oddio, l'oggetto piatto è quello che tra gli esempi che ho fatto è quello più simile al libro, perché ad esempio anche un'oggettistica, non necessariamente di valore economico, ma che può avere un valore affettivo, che può essere utile in una determinata situazione, che non deperisce, può essere anche in questo caso un investimento, tant'è che oltre a quella dei libri, io ho anche la passione per l'arredamento e la biblioteca casalinga risponde, copre tutte e due queste mie passioni. Mi piace l'idea, io non sono contro le cose, mi piace l'idea che le cose che abbiamo intorno siano durature e rispecchino quello che siamo noi o che vogliamo essere in potenza. Arredamento, oggetti per la casa, quadri, opere d'arte, libri. Sono stata consumistica anche su altre cose nella vita, sicuramente make-up, skincare, vestiti meno, però anche lo sono molto meno perché sono cambiata io, perché sono cambiate le mie priorità, perché mi interessano meno quelle cose e perché o di qua o di là, cioè non ho il portafoglio fisarmonica, ma non sento, non vivo come sacrificio il fatto di non comprare le scarpe, per esempio. Vivrei come se mi tagliassero un braccio il fatto di non comprare i libri. Poi leggere lo stesso, perché grazie a Dio, come ho detto prima, esistono le biblioteche, però ecco, non me ne voglio privare io dei libri, non lo voglio fare assolutamente. Detto ciò, ho finito per davvero. Spero che questo video vi sia piaciuto in qualche modo. Scrivetemi voi come la pensate su questi argomenti. Non ho toccato volutamente oggi la questione libri cartacei, digitale, audiolibri. Se vi interessa il mio pensiero in merito, magari un giorno mi trucco intanto parlando di queste cose. Ecco. Vi rinnovo i miei più sentiti auguri a voi, alle vostre famiglie, ai vostri amici, ai vostri animali domestici. Vi mando un bacio grande. E alla prossima se vi va. Ciao!